Anche quest'anno l'Associazione Amici del Santuario di Montegrazie, per finanziare i restauri degli affreschi interni al santuario, organizza una rassegna musicale che quest'anno inizierà il 18 di agosto e l'ultimo invece appuntamento sarà il 5 di settembre. Il primo appuntamento è un pianista di fama internazionale, Boris Bloch, che suonerà pezzi di Chopin e Liszt, quindi pezzi di grande difficoltà tecnica anche. E questa è la serata del 18. Poi il 23 ci sarà una seconda serata, sarà un altro importante pianista, Doria Miglietta di Imperia, con violoncello Curtoni, e avranno un programma vario, fra i quali anche Piazzolla e altri autori che devono ancora definire. La terza serata sarà invece quella di Nicola Giribaldi con archi e con un gruppo di tre musicisti. La quarta serata sarà invece, saranno due musicisti tedeschi che hanno sono proprietari di una casa a Montegrazie, quindi vengono a Montegrazie in vacanza. Lui suonerà pezzi di Schubert, tutta una serata dedicata a Schubert, e lei, moglie, invece canterà una serie di Lieder, sempre in tedesco, ma provvederemo alla traduzione. L'ultima serata sarà quella del 5 di settembre, invece, è una serata in cui tutti i musicisti che hanno conosciuto in vita Beniamino Giribaldi, che è la persona alla quale è intitolata la rassegna, suoneranno in suo ricordo un pezzo, quindi ci saranno una quindicina di musicisti che gratuitamente ognuno suonerà uno o due pezzi in ricordo di Beniamino Giribaldi. E gli organizzatori della rassegna musicale ringraziano il Comune di Imperia che ci consente questa realizzazione e tutte le aziende che ci aiutano e hanno contribuito attraverso una partecipazione alla realizzazione della rassegna. Le aziende sono Agriturismo e Santuario, la Smart Graphic, PAM e Eurospin, azienda Rimondi, Cadu Capellan e Olio Giribaldi. Sono aziende prevalentemente locali le ringraziamo per la loro partecipazione. Volevo dare una nota logistica per raggiungere il santuario di Montegrazie, che si trova ad 1 chilometro dal paese di Montegrazie, e per arrivare a Montegrazie consiglio vivamente di utilizzare la strada comunale che parte da Porto Maurizio, raggiunge Caramagna e poi il paese di Montegrazie. Prima di entrare in paese, sulla destra c'è il bivio per raggiungere il santuario. Vi invito a non impostare Google Map da Oneglia, perché altrimenti la strada che consiglia è quella passando da Sant'Agata, e chiaramente a Sant'Agata si ci arriva, ma da Sant'Agata al santuario di Montegrazie la strada è molto stretta e poco utilizzabile, soprattutto di piacere di annunciarvi che quest'anno proseguiamo la nostra collaborazione con l'Associazione degli Amici del Santuario di Montegrazie. Io sono qui in qualità di presidente dell'associazione culturale Le Muse di Imperia, che sin dalla sua nascita ha avuto come principale compito quello di occuparsi di musica. E abbiamo anche un centro studi musicali dove vengono fatte lezioni di musica e dove organizziamo masterclass e concerti. Quindi questa collaborazione, che è stata molto felice, con l'associazione Amici del Santuario di Montegrazie, prosegue con una seconda rassegna. Una rassegna che direi, se possibile, cresce anche di qualità rispetto alla prima rassegna dell'anno scorso, grazie a, come avete già appunto avuto modo di vedere, con l'intervento nel primo concerto, quello di inaugurazione, di un grandissimo, conosciutissimo pianista di livello internazionale che è Boris Bloch, e a cui seguiranno altri eventi sempre di ottimo livello. Quindi siete tutti invitati, l'ingresso è ad offerta libera
e l'offerta verrà poi utilizzata per lavori, interventi che verranno fatti sul santuario. E i concerti cominciano tutti alle ore 21 e niente, vi aspettiamo, sicuramente sarà una manifestazione di ottimo livello. Grazie a tutti.